Morto, completamente morto, completamente distrutto, perché le ultime 30 ore sono state molto intense. Ora vi lascerò alla live reaction allo stadio, vi lascerò a tutti i momenti e tutte le clip che ho catturato in questi 2 giorni romani. È stata un'esperienza veramente bellissima e per questo voglio ringraziare PES e Konami per avermi invitato a questo magnifico evento che per sempre mi resterà nel cuore, perché tutte le volte che riesco a entrare in contatto, interagire con la Juventus, tutte le volte che riesco a vedere la Juventus dal vivo è una cosa che mi entra dentro, proprio nel personale. Voglio ringraziare Giambattista, il nostro referente, per essere stato veramente impeccabile, una persona magnifica e squisita, e voglio ringraziare Gaboman e il buon Fabio per essere stati dei compagni di avventura veramente degni di nota. Tra poco sul canale, nella giornata di martedì, dovrebbe uscire la nostra sfida proprio a PES 2020. Scrivetemi magari qui sotto nei commenti i vostri pronostici, non voglio rubarvi altro tempo. Iniziamo subito. Grazie a tutti, grazie a tutti. Un mi piace se volete supportarmi e se vi è piaciuto il video. Non sembra mica una giornata invernale, non se cioè, poi non sembra più una giornata di gennaio più che invernale. Vorrei togliermi la giacca e rimanere in maglietta a maniche corte, però direi che è meglio non apparire un matto. 20 come il 2020 nella Fontana di Trevi. Io questa moneta gliela butto, è il desiderio, lo lascio esprimere a voi, scrivetelo qui sotto nei commenti, ma lo sapete bene. 20 nel 2020. Data. Direi che la giornata è molto bella e direi che il Colosseo è molto grande. Pensate a giocare una partita lì dentro. Quanto sarebbe bello. Certo, gli ultimi che hanno giocato nel Colosseo non erano felicissimi, forse. Sono molto carini perché mi hanno detto che sperano che la Juventus possa vincere questa sera perché ho fatto un viaggio molto lungo e che quindi vorrebbero vedermi trionfare. Certo, è l'augurio proprio più grande che ti Dai, posso dare. prima, quando avete baciato la maglia della Juve, Sì, avete detto certo. Forza Io Lazio, ho infatti devo sputato sulla maglia stare della Roma. Non vi qui. No, ricordate? non Non mi esageravo, ricordate? no. Stadio Olimpico di Roma, Roma Juventus. Ok, sono dentro. Io non ci sono mai stato e devo dire che l'impatto è veramente molto, molto, molto è grande, eh? Grande, bello e tutto blu. Speriamo che oltre che grande e bello possa essere anche. Sì. Direi che la visuale è veramente ottima. Starci nella partita da qua è veramente una figata. Però speriamo che sia una buona partita. Speriamo davvero. Marotta. Questa è Marotta. Che vado, non si connette. Dai! Come bello! Ecco. C'è però la scelta tra Dybala e Guai. Allora! Proviamo One Football. Allora! Dai. A mali estremi, se estremi faccio così, rimedi. Guarda, ta. I trucchi, come schiacciare AB quando catturi i Pokémon, eh? Ecco, fatti, che storia. Eccolo, eccolo, zitti. Paolo Lopez, Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov, Diawara, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Perotti, Dzeko. Nessuna okay, novità per noi. Perfetto. Szczęsny, Cuadrado, Bonucci, Demiral, okay. Alessandro. Ok, Rabiot, Pjanic, Matuidi, Ramsey, Dybala, Ronaldo. La formazione che mi aspettavo la tifosa della Juve e ne approfittiamo. In descrizione il link per scaricare. Dai,
calcio d'inizio è roba nostra. Sta per cominciare, ragazzi, Roma Juventus, l'ultima di andata. Sono teso. Palla per la Juventus, sono partiti. Dai, che si è cominciato. Dai, cazzo, subito. Subito! Beviali, immediatamente! Ero teso, ma dopo quanto? 2 minuti e 26. Si sblocca. Era Demiral, l'ho visto bene. Era Demiral. Attenzione, è qua, lo vedo. È lui! E giunta! Quanto è carico! Non gioca De Ligt, gioca Demiral. E Demiral merita di giocare. Subito! Demiral, 1-0, 0-1. Sentiteli, ragazzi. Demiral, 1-0, 0-1. Che infamata, ragazzi, che gli abbiamo dato un'infamata, perché gli abbiamo dato un pallone per andare sull'angolo. È stata un'infamata e abbiamo procurato il rigore, abbiamo preso il rigore, ma è stata un'infamata bella e buona, secondo me. 1-0. Colpisce ancora, cos'è? Sesta di fila, segno. 14 gol, 13 gol, ho perso il conto. 2-0 dopo 9 minuti, un sogno essere qua, un sogno. Sì, 2-0, mi dà la mano. Non ho capito Demiral cosa ha fatto, perché non si è visto bene, ma è lì per terra, stanno venendo a prendere, ma per come si sta muovendo, ragazzi, sembra grave, vero? Sembra una roba brutta. Stava battendo i pugni sul terreno, stava male vero? Quando entrano così rapidamente... C'è qualcosa che non si sa. Stanno andando a dire a Sarri cosa fare, ma penso proprio che non ce la faccia, vediamo. Si scalda De Ligt, che dovrebbe... Sì, c'è De Ligt che si scalda. Cazzo. Brutta storia. Anche perché era partito bene con la parte. Brutta storia. Spagnolo che piange. Ha chiesto il cambio, quindi probabilmente... Una bellissima ripartenza, ma... quanto pare è caduto male. Non lo so, vediamo. Speriamo niente di grave, perché in chiave Italia quello lì ci serve. Posizione pericolosa. Calcio per noi, dovrebbe partire gol. Forte. Sopra la traversa. Allora, Pjanic alla fine del primo tempo ha deciso di passare un pallone in mezzo, una follia totale. E adesso vediamo se Kolarov da quella posizione o Pellegrino, le due, però sono molto molto vicini. Qua bisognerebbe andare quasi di potenza più che di precisione. Una deviazione, non lo so. Però Kolarov e Pellegrini hanno due piedini abbastanza educati. Vediamo. Ci proverà Kolarov, che parte adesso la doppia! Un altro! Fine primo tempo, 2-0. Va benissimo, oltre le più rose aspettative. Da Dio! Non è possibile! Non ho capito cosa diavolo sia successo. Paolo di Dzeko, poi Dzeko che salta De Ligt secco e poi il boom, perché veramente sono stati attimi di terrore pieno. Calcio d'angolo, ma qua ci siamo giocato un jolly bello grande qua, Ma non lo pare, perché probabilmente Alessandro sulla linea o chi per lui potrebbe aver toccato con una mano. Andiamo a vedere. Perché sta ricontrollando, scusatemi, sta entrando in campo. Ma dai, di qualcosa! VAR! Rigore! Dai! Mi era sembrato. E adesso Szczęsny deve far vedere chi è. Szczęsny. Diego Perotti contro Szczęsny. No, è Dzeko. È Dzeko. Ah no, è Perotti! Settesimo, 2-1, e adesso bisogna rimanere cauti, giocare come abbiamo giocato fino adesso. Entrano sia Danilo che Higuaín. Vediamo.
vediamo, probabilmente Quadrato. Vediamo. Giustamente. Gol della Roma, ma siamo ancora avanti noi. Dai, Pippa! E c'è anche Quadrato per Danilo, chissà. Pippone l'aveva messa, mamma mia, ma dai, ma com'è fuori gioco, ma dai, Pippone l'aveva messa dentro, scappa Matuidi, scappa Matuidi, fallo, è finita, abbiamo vinto. Lasciamo lo stadio, come sempre tra discussioni, tra post partita, anche tra di noi, e andiamo verso un taxi che ci porterà a mangiare qua. Faccio un po' di coccole a... Mamma mia, ma ce sconfitti. Ne vogliono tante le coccole per, vabbè, per Fabio, passare la cosa fai, di stasera. Fai un po' di coccole a tuo fratello. Perché... No, no, no. Sempre chi fa le coccole a me. Mentre tornate a casa vi coccolate. Sì, sì. Però adesso una bella pizza, quanto ci starebbe. Non male, non male, c'ho la fame. Io pure.